realtà è iniziata con la palla al Brescia. La palla al Brescia, hai letto tu la formazione, l'unica novità è Spalek trequartista al posto di Romulo, che sembrava potesse giocare lui, li sta alternando Corini, c'è Balotelli che torna a Napoli, le trasferte di Balotelli a Napoli non sono mai semplicissime, vediamo questa. Balotelli, va al tiro subito, protesta per un fallo di mano, tiene la palla. Non riesce, lo stoppa, Ruz, che piuttosto che dare la palla a Gulam preferisce lui. Oh, bello! Bella! E arriva! E arriva Mertens! Oggi una palla ha fatto gol. 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 La sblocca con Dries Mertens. L'onda Mondo Flex. Sì. Ve lo faccio vedere il gol del Napoli con un assist involontario, perché sì. Ha ciccato la palla. Ve lo faccio vedere il gol del Napoli con questo pallone che arriva esattamente in questa zona per Caglion, che solitamente da qui la mette in mezzo, ma la prende male. Il pallone, senza neanche volerlo, arriva sui piedi di Mertens, che di prima, a colpo sicuro, la mette dentro e batte Joronen. 1-0 Napoli, immeritato. Sì, forse anche qua, è vero, da questa distanza. Comunque, calcio d'angolo per gli azzurri, sì, dovrebbe andare Caglione, anzi è Mertens a batterlo a 20 secondi alla fine, si stanno rallentando un po' i tempi, non batte il Napoli, adesso c'è Mertens sul punto di battuta, vediamo cosa succede. Serracino, Driss, alto, Gulam la rimette in mezzo, palla, 2-0! E la mette dentro! Oggi una palla ha fatto gol. 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 2-0 Napoli, ha segnato mano, Napoli, 4 partite Napoli, 2-0 Mondo Flex. È vero. Successo questo, calcio d'angolo di Mertens, qui c'è Manolas, qui c'è Gulam, tanti difensori del Brescia a difendere la propria area di rigore, calcio d'angolo che finisce sulla testa di Gulam, che appoggia per Manolas, che interviene anche lui ovviamente di testa e batte Davide, tanti difensori, ma sai chi lo tiene in gioco? Balotelli. Si prepara Tonali, la mette in mezzo, un buon calcio d'angolo, Madonna, Balotelli! Gol di Balotelli, vedi. L'hanno fatto saltare. Ma perché? Vedi? Ci credo. Sei tirata, vedi? Ci credo. L'hanno fatto saltare. Io lo faccio con simpatia. Attenzione, perché adesso. Però abbiamo ingaggiato un duello. Adesso te la sei tirata. Qui te l'aveva detto, però. Attenzione. Sì, un attimo. Adesso arriviamo a Sochi. Però raccontiamo il gol di Balotelli. Prima l'onda Mondo Flex. È incredibile, ragazzi, Mimmo, come Balotelli in mezzo all'aria praticamente non ha neanche saltato, ha appoggiato il pallone così non ha neanche saltato. Gol di Balotelli in campionato. Siamo entrati nel 97esimo minuto, l'arbitro credo darà altri 30 secondi, lo batte Gulam, vai Mimmo. Gulam fischia adesso l'arbitro. È finita. Finisce qui, Napoli vince soffrendo, ma vince. È finita. Mi hanno fatto sciosangro naso. Sì, una sofferenza infinita. Questa è la classifica di Serie A che vi vado a far vedere.